Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua vita. In verità io vi dico, fra i nati da donna, non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, il nostro cammino è ormai inoltrato in questo tempo forte dell'Avvento. La terza domenica, definita della gioia, ci spinge a recuperare le forze, a non angustiarci, ma ad esultare, perché il Signore è vicino. Gesù, il Cristo, è il Messia che doveva venire. Il clima gioioso che attraversa tutta la liturgia della parola di questa domenica è evidente. Si rallegrino, dice Isaia nella prima lettura, il deserto e la terra arida. Esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo, irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. E così il Salmo 145 ci ricorderà che il Signore ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto, protegge lo straniero, sostiene l'orfano e la vedova. Ancora la seconda lettura, tratta dalla lettera di San Giacomo Apostolo, inviterà alla pazienza, a rinfrancare i cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Infine il Vangelo, che vede protagonista ancora il Battista, il quale in carcere è provato dallo scoraggiamento e dalla tentazione di essersi sbagliato, manda i suoi seguaci a chiedere a Gesù se fosse colui che doveva venire, dopo aver udito quanto si diceva sul suo conto. Ecco che Gesù rassicura e dice: andate a riferire a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo. Carissimi amici, la buona notizia della salvezza è un messaggio di gioia e di liberazione. Gesù viene nel mondo per spezzare ogni catena, viene per liberare l'uomo da ogni forma di schiavitù, viene a ridare all'uomo la dignità di vero uomo, creato per la vita e per la felicità senza fine. Dobbiamo allora essere pronti a questa bella rivoluzione che il Signore opera in ciascuno di noi. Dobbiamo essere pronti ad accogliere la sua luce per diventare anche noi portatori di luce vera, di gioia e di speranza. Dobbiamo imparare ad essere uomini e donne di pace, che cercano la verità e che intessono ovunque, con le persone e con le cose, rapporti liberanti, equilibrati e giusti. Lasciamoci allora inondare
dalla gioia per la salvezza vicina, per essere così fonte di consolazione, di amore e di benedizione per quanti avvicineremo o a cui stringeremo una mano o siamo chiamati a porgere una parola o un gesto di pace e di speranza. Pace e bene e buona domenica a tutti.